Finalmente ho trovato la mappa di Londra. Vediamo dove si trova Whitechapel. Eccola, Holmes. Ho trovato la mappa e ho individuato il commissariato di Whitechapel. Ben fatto, amico. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Benvenuta a Whitechapel, Watson. Un quartiere particolare. Fa un freddo gelido, Holmes. Andiamo, Watson. Cerchiamo il commissariato. Vedo che l'igiene non è una priorità in questo posto. Mi sa che la polizia di un sobborgo del genere non ha tempo per queste cose, mio caro Watson. Ma sembra una lavanderia. È una vergogna. Questo archivio è sorprendente. Schede catalogate e conservate con attenzione per seguire l'evolversi della criminalità del distretto con rigore e precisione. Non le sembra lodevole, Holmes? Io direi piuttosto che lo usano come alimento della caldaia, Watson. Signori, desiderano? Buonasera. Potremmo parlare con l'ispettore capo? Temo che al momento non sia qui. Io sono l'agente Humphries, se posso esservi utile. Io sono Sherlock Holmes e... Sherlock Holmes, il detective di cui parlano tutti i giornali! E come mai da queste parti? È venuto ad indagare il caso di Bugs Row? Proprio così. Assolutamente no. Passavamo da queste parti e... A quale caso si riferisce, agente? Non ho sentito nulla del genere. No? Sarà l'unico abitante di Londra a non sapere nulla. Ma di sicuro non ci metteranno molto a trovare il colpevole. Magari... Non abbiamo nulla, né sospetti, né indizi. E poi in questo quartiere non ci hanno molto in simpatia. Davvero la vede così complicata? D'accordo. In questo caso mi offro di aiutarvi in via del tutto confidenziale, ovviamente. Se mi presta una copia del rapporto, lo studierò a fondo e tornerò con le mie conclusioni. Mi piacerebbe darle ciò che mi chiede, signor Holmes, ma... Temo di non poterlo fare. Non ha forse accesso ai rapporti, agente Humphries? Certo che ce l'ho, ma ho paura che un agente meno qualificato lo abbia, come dire, smarrito. Hanno perso il rapporto relativo al caso più importante degli ultimi tempi. Gliel'ho appena detto, è stato un altro agente, un novellino. In questo momento di sicuro starà cercando la valigetta in cui lo teneva. Si tratta del nipote di un pezzo grosso. Lo zio ha voluto coinvolgerlo nel caso e l'ispettore, come favore personale, l'ha mandato sulla scena del crimine a prendere... una valigetta contenente il rapporto. Il novellino dice di essere venuto direttamente in commissariato, anche se ha ammesso di aver soccorso una donna di fronte alla pensione Finlay. Se vuole dare un'occhiata, giri a sinistra uscendo dal commissariato e prenda la prima a sinistra. La pensione si trova in una viuzza. Grazie dell'aiuto, agente. E ora che facciamo, Holmes? Cerchiamo il novellino? Faremo qualcosa di meglio, Watson. Troveremo la sua valigetta. Buon pomeriggio, signore. Scusi l'interruzione, è lei il proprietario di questa pensione? Buonasera, signori. Sì, sono Finlay, il proprietario dell'edificio. In cosa posso esservi utile? Se hanno bisogno di una camera, mi dispiace, ma siamo al completo. Anche se forse domani... No, non è questo. Volevamo solo farle qualche domanda. Come dice? Ecco, io sono il dottor Watson e il signore è Sherlock Holmes, il famoso detective. Sherlock Holmes, ho sentito molto parlare di lei. Cosa la conduce da queste parti? Sta indagando sull'omicidio di ieri notte? Oh, povera donna,
Guardi cosa dice il giornale riguardo al caso. Non riesco a crederci. Sì, è davvero una tragedia, ma... Ha già scoperto qualcosa? Ha visto il cadavere? Mi dica. La verità è che non so nulla del caso, ma mi dica, ha visto qualche poliziotto da queste parti? Beh, adesso che lo dice, in effetti sì. Qualche ora fa è passato un agente, un giovanotto. Aveva un'aria nervosa. Sa se l'agente in questione portava con sé una valigetta di cuoio? Una valigetta? Ah, è possibile. Aspetti. Ma certo! Sì, andava di fretta e all'improvviso una ragazza l'ha fermato chiedendogli aiuto. Si sono fermati proprio di fronte al capitano, un malfattore che dà un sacco di problemi da queste parti. L'agente ha lasciato la valigetta per terra per soccorrere la fanciulla. Sarà stato senza dubbio il capitano a prenderla. Se è quello che state cercando, ora sapete dov'è. Non c'è giorno che quel delinquente non sgraffigni qualcosa ai miei clienti. Chiedete al commissario, loro lo conoscono più che bene. Andiamo al commissariato. Ebbene, ci sono novità, signori? In realtà vengo per farle una domanda. Le dice qualcosa un tale chiamato capitano? Mi dice come? È un vecchio capitano di navi con un bel po' di rotelle fuori posto. Cos'è, si è cacciato in qualche altro guaio? Nei guai adesso è il suo collega, il novellino. È molto probabile che il capitano abbia la valigetta. Cosa? Ma come si può essere così imbranati? Andrei io stesso a cercarlo se non fossi di guardia. Se lo scopre l'ispettore siamo fritti. L'unica cosa che può fare è andare a chiedere alla nipote del vecchio. Vive sulla Commercial Street, una via contigua a quella della pensione di Finlay. Spero che sappia dove si è cacciato suo zio. Crede che la nipote del capitano avrà idea di dove si trovi? C'è solo un modo per scoprirlo, Watson. L'edificio dovrebbe essere questo. Vediamo. Buon pomeriggio, signorina. È lei la nipote di un uomo chiamato il capitano? Santo cielo, cosa ha combinato questa volta? Scendo subito, signori. Ecco, è possibile che suo zio abbia derubato un agente del commissariato di Whitechapel. È una questione delicata, ma cercheremo di risolverla con discrezione se lei ci darà una mano. Non gli date troppa importanza. Vi assicuro che è un buon uomo. Il fatto è che è malato e, come sapranno, la vita è dura in questo quartiere. Il mio povero zio cerca solo di tirare avanti come può. Malato, dice? Io sono un medico, potrei visitarlo. Va spesso all'ospedale. Sa già qual è il suo problema, ma non può sostenere le spese per le medicine. Se ci dice dove trovarlo, lo aiuteremo noi. Non so mai dove si rifugia, ma non dovrebbe essere lontano da qui. Grazie, signorina. E adesso cosa facciamo, Holmes? Pensa di cercarlo così, senza nessuna idea? In questo quartiere infestato da malviventi? Andiamo, Watson, ci rifletta un po'. Non abbiamo forse dei confidenti in ogni angolo di Londra? Si riferisce ai furfantelli ai quali continua a fare l'elemosina? Ma certo, i miei agenti segreti privati. Di sicuro non avrebbero perso la valigetta, loro.
Ce ne sarà qualcuno da qualche parte. Salve, amico. Come va? Ma non è il ragazzino che vende giornali a Baker Street? Quello che strilla ogni mattina sotto la nostra finestra? Salve, signor Holmes. Ha bisogno di informazioni? Lo sa che io so tutto. È per questo che sono qui. Conosci un vecchio marinaio chiamato il Capitano? Dicono si aggiri da queste parti, di solito. Ma certo, signore. Se lo cerca, lo troverà in fondo a questa strada. Lo riconoscerà dalla sua tosse. È ridotto maluccio. Grazie mille, amico. Il dottore ti darà una piccola mancia per il tuo aiuto. Watson? Io? Ma... Oh, grazie, signore. Se ha bisogno di me, mi troverà da queste parti.